Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, Sergei Tetomin Hunterin, Señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, dei lunedì sera, giunta alla sua seconda stagione, la seconda edizione, il secondo anno assieme, qui su Science Web Network, in Science Web Radio e Science Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso Science, in provvisoriamente, i due compari, più uno, M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E come ogni lunedì sera in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, cioè alle 10 di sera per un'oretta e mezza circa, almeno fino alle 23.30 più o meno, naturalmente sempre e rigorosamente orari italiani dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, Berlino-Francoforte-Roma, CET, set, Central European Time, sempre in www.sciencewebnetwork.net, perché Science Web Network è Science Web Radio e Science Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra trasmissione in diretta dei due compari si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare anche nel solito sito di Giamendo in www.giamendo.com. Bene, 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 una buonasera a tutti quanti voi carissimi amici web radio ascoltatori di Science Web Network in www.sciencewebnetwork.net, e rieccoci ancora qui in diretta web, qui sulle web radio frequenze di Science Web Radio, con il vostro Gianluca che vi sta appunto parlando, il sottoscritto, anche questa sera. Sono le 22:03 qui in Italia, ore italiane, CET, set, Central European Time, se non la dicevo non era contento, e un saluto a tutti i nostri cari amici qui dalla nostra bella penisola e dalle isole. Come sempre parto dal caloroso sud per risalire la nostra splendida penisola fino a quassù, e poi naturalmente un abbraccio a tutti coloro che ci seguono dall'estero, in particolare i nostri cari amici web radio ascoltatori connazionali e non solo, da tutti i continenti, in particolare naturalmente questi limitrofi, dei paesi limitrofi qua confinanti con l'Italia, e poi anche dall'altra parte dell'oceano e altri continenti. Grazie per essere al nostro ascolto. Bene cari amici, allora questa nostra puntata di questa sera della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì andrà in onda senza ospiti particolari, come appunto abbiamo preannunciato, avete visto che non avevamo ospiti in programma, però ci saremo come sempre io, Gianluca, il preziosissimo Luca ed il grande e grosso Saius, a cui tra poco passerò le parole, nel senso che mi dirà lui, e quindi io esatto, ecco, avete già sentito il grande Luca che sta parlando, io appunto stavo per dire passerei subito la parola come sempre chiamando in causa, salutando e dando ancora il benvenuto perché è sempre qui con noi, ma comunque passando la parola e la buonasera al grandioso Luca! Ciao! Ciao Gian! Non era Luca questo, era Science! Esatto, questo sbadiglio. Luca, ti deve interrompere sempre, ti rovina anche la tua entrata. È incredibile, guarda. Cioè, tu eri partito dalle quinte con grande rincorsa, cioè, e sei entrato in scena. In una casa e lui mi sbattesse la porta in faccia. Incredibile, esatto. Questa cosa. Bam! Questa è l'immagine. Oppure entri in scena
entri in scena e ti chiude il sipario facendo rumori con l'audio. Vedi tu. Cosa prendi? Buonasera Gian. Ciao Luca, caro buonasera, Luca. Buonasera Saiuz, che ovviamente si in maniera diplomatica. Buonasera, buonasera. Appunto. Questa è Adalgisa. Adalgisa mi saluta al posto del signor Saiuz. Sì, ma nessuno l'ha chiamata. Nessuno l'ha chiamata questa Adalgisa, signora Adalgisa. Dicevamo, buonasera soprattutto ai nostri ascoltatori che ci accompagneranno nonostante l'assenza di ospiti questa sera. E fino alle 23.30, quindi vi terremo compagnia in questa oretta e mezza, in questa, vorrei dire, magari calda serata, ma non è proprio così, no, almeno non a Modena. Luca, magari Luca, dai, questa sera cerchiamo di finire anche prima delle 11.30. No, è canonico l'orario. L'orario è canonico. 23, non so se è canonica 23 e 30. 23 e 30. Lanciato, ok, perfetto, e dopo questa ennesima interruzione inutile volevo dare, dicevo, buonasera a tutti ascoltatori, e ricordo che sarà possibile, è possibile scriverci in diretta ora mediante la chat che sitewebnetwork.it mette a disposizione, quindi anche se non abbiamo ospiti a cui chiedere cose, comunque ci sarà modo di relazionarci con noi, chiederci che cosa facciamo dopo la diretta, qualsiasi cosa, noi siamo qui disponibili. Cosa fate stasera? Io dopo vado a ballare. La faccia vostra questa sera, latini americani per me, cavolo. Sì, perché tanto domani non si lavora, giusto? No, giusto, poi, esatto. Domani alle 7 chi si alza? Chi la si mia alza alle 6:30? Il mio clone. No, quindi io con molta serenità, vedete, affronto la vita a braccia aperte. Quindi ricordiamo che potete scriverci oltre che la chat anche mediante le mail di posta, le caselle di posta elettronica, e ovviamente dovete sempre cercare di scegliere la mail giusta in base alle vostre esigenze, perché se volete organizzarvi, se volete essere presenti qui con noi in una delle nostre dirette, in uno dei nostri programmi, scrivete a me luca@sites.com. se volete un parere artistico, oppure volete anche che si parli di voi, della vostra band durante The Rock Band History, per esempio, scrivete a Gianluca, il nostro direttore artistico, quindi gianluca@sites.com. se invece volete offendere qualcuno, c'è sempre il grande mitico Saiuz, quindi info@saiuz.com, l'uomo che tutto può e tutto fa, dice, poi non si sa. Altri contatti ve li diciamo più avanti, nell'arco della serata ci sarà tempo e modo, in questa bellissima e calda serata soprattutto estiva, di aver modo di parlare di tutto e di più. Quindi Gianni, io ti ripasso la parola, che sicuramente vorrei presentare in maniera ufficiale il grande caso. Ci tocca, perché sennò non andiamo in onda. In maniera artificiale. Artificioso. No, più che altro, sai, io, vabbè, adesso mi odieranno tutti, ovviamente, per quello che dico, o semplicemente non sarò ben accetto. Io amo questo clima un po' nordico, devo dire, da Germania, con queste... certo, non è bello perché purtroppo sta creando anche diversi e anche troppi danni, questo è vero. Però devo dire che mi piace un clima così fresco, un'estate così, anche perché la gente si lamenta sempre. Si lamenta che fa freddo, poi tra una settimana comincerà il caldo e si lamentano che fa caldo e colano tutti i grassi. Insomma, dai. Io diciamo che guardo sempre il lato positivo, e il lato positivo, esatto, di questa mancata primavera è stato che non ho contratto alcun tipo di allergia. Non ho avuto tanto, che pioveva sempre, quindi perfetto, guarda, quest'anno mi è andata da Dio. Esatto. Quindi... E cosa dirà, caro Luca, il grande Saiuz riguardo? Cosa farà? Aspetta, cosa farà? Ma soprattutto facciamolo parlare del tempo, perché questa sera sappiamo che in sordina bolle qualcosa nella pentola e naturalmente lui vorrebbe scoperchiare questo pentolone e alzare un grande polverone di vapore acqueo sul fureo, perché vorrà parlare di politica, ma invece parliamo del tempo, del più del meno. È vero, caro Luca? Speriamo di sì, perché se parla di politica è finita. È meglio, me ne vado. Io aborro e mi dissocio da quest'uomo. E allora, cari amici, eccolo qui tra noi, è in quinta che sta scalpitando, vuole entrare anche lui in scena con me, Gianluca e il grande Luca, ed ecco voi, l'intramontabile. L'intramontabile.
intramontabile è venuta così bene. Aspetta, non è finita. L'irresponsabile. Un cellulare che suona. Sì, era il mio, perché devo farmi riconoscere. Dico agli altri di spegnerlo, anche ieri in presentazione ho detto e poi non lo spendo. L'incommensurabile, l'inimitabile, l'inarrestabile, il grande e grosso Saiuz. Ciao Saiuzzolo. Mi scusi signor Gianluca, sono ad Algisa sempre, ecco. Sa come mi si è assentato un attimo il mio padrone, aveva un qualcosa alla vescica, ho dovuto correre un attimino, puoi riprendere così lo riprendiamo dopo. Guarda, io potrei anche a questo punto parlare di politica, perché se deve partire con Algisa forse è meglio la politica a questo punto, giusto Gian? Non mi esprimo, ho tolto l'audio e il microfono apposta perché naturalmente le risate in questo momento. Perché ma dai, sono qua, ma cosa ci sei, sei un caloroso abbraccio virtuale a tutti gli amici che ci ascoltano, cari amici vicini e lontani. Ascoltano anche adesso parla inglese. Ma cosa dice lei, signor Gianluca? No, io non voglio parlare di politica, voglio parlare di un argomento che è molto molto importante e che tocca tutti gli internauti, ok? È va quello bene, che voglio offesa, parlare dopo, diciamo, ma dopo, dopo io adesso voglio dire una cosa. Cari amici, siamo chiuriniti. Aspetta, questo ma è il perché? Messaggio prima di Natale, questo? Esatto, è a reti unificate. Santo Natale, siamo qui riuniti. Tanti dosi. Non per dire le solite cose, ma per parlare sempre e sempre solo delle cose che abbiamo parlato l'altro ieri, perché Gianluca come al solito sa tutto ma non dice niente, perché dovete sapere, cari amici, che io lo sto guardando qui col suo pizzetto malefico, i capelli al vento. È andato. Se avete finito, no, non ho finito. Scusi, dottore. No, perché voglio fare un appello a tutti gli amici che ci ascoltano. Aiuto. Dovete scriverci, perché io voglio sapere. Dovete. C'è la macchina da spostare. Dovete scriverci. Perché io voglio sapere cosa pensate del mitichino Gianluchino. Porca miseria, questa come mai ti è venuta così, Rosa? Ma perché voglio un parere dei nostri amici su di te. Meglio di no anche. Sulla sua voce calda e suadente. Oddio. Ma dove ce lo dicono? Adesso in chat oppure via mail? No, come? Via mail, via mail, in chat, in chatta, se vogliono esprimere. Se vuoi. Cosa pensate del mitichino Gianluchino? Beh, è il nostro argomento, diciamo, di questa sera. Ma come argomento del giorno? Se l'hai Gianluchino. Adesso. Fantastico, io apprezzo questo Saiuz, mi sto anche emozionando e commuovendo perché è inaspettato veramente. Però, caro Saiuzzolo, è da un anno e mezzo che ci proviamo. Ma non mi scrive nessuno. Perché sono dovrebbe povero. Cambiare qualcosa proprio oggi? Esatto, perché qualcuno dovrebbe esserci? Perché erano 30-40 anni che non facevo un tempo così, e quindi ecco. Tutto può succedere. Bravo, grande Saiuz, bravo. Allora, no, anche ho perché detto, lo dico sempre. Esce pazzo padrone. È uscito mazzo. No, anche perché lo dico sempre, caro Saiuz, perché ovviamente... sulle puntate, appunto, durante le puntate di The Rock Band History, lo dico sempre di scriverci, non solo di scrivermi, di darci un feedback. Ancora da gennaio dell'anno scorso, dico Saiuzzolo, ma niente, non c'è speranza. Allora, però, caro Saiuz, cari ringrazio. Amici che siete in chat, Guest5139, Guest653, ma non è carino chiamarli così, però. Scusa, non hanno cambiato il nickname, dagli tempo. Capito, dagli tempo. Ciao anche a te, Guest. Ciao, Guest 5139. Esatto. Ciao, ecco, Guest 5139. Cambia il tuo nick in qualcosa di più soft. E allora, Luca, spiega.
Cos'è? No, cioè, e poi perché, mezzo perché veneto, mi sono mezzo... impelagato in questa cosa? Sì, e poi, poi con mezzo con accento veneto, mezzo con accento emiliano. Cioè, Luca, un... spiega! Un napoletano! Che poi è un pozzolano perché di pozzuoli trapiantato in qualche modo. Comunque, Guest 5139 dice 21 anni, già questo ci basta. A Guest 5139, come diceva Staius, consigliamo di cambiare il nome del, del nick, no? Dell'avatar. Come si fa? Basta andare sulla colonnina, colonna di destra, cliccare sul proprio nominativo, quindi Guest 5139, ricliccare su My Account e a modifica profilo sotto questa bella voce potrete avere modo di cambiare appunto il nickname e addirittura inserire un'immagine se volete, se siete carismatici e volete, come faceva Sides qualche tempo fa che metteva l'immagine dell'orso, se non sbaglio. Io o era il maiale, non ricordo, comunque la stessa cosa, tutte e due. Esatto. Sì, diciamo che si appropriano bene al personaggio. E caro Luca, ricordiamo anche dove andare per fare tutto ciò, quindi nel nostro sito in www.saiuswebnetwork.it, che naturalmente è il nostro sito, oppure anche nel blog, che non vi consigliamo perché ormai è abbandonato a secco, lo ha acchiappato Roberto, hai visto Roberto, si è cambiato il nome, è Roberto d'Indiarz che salutiamo, ciao d'Indiarz. Ciao, che vi consigliamo sempre di seguire anche loro e che ringraziamo perché spero che appunto Roberto ci dia conferma, replicano anche loro sempre il nostro segnale. Ringraziamo anche tutti coloro che ci ascoltano, come già detto, ma anche, caro Luca, è un pezzo che non lo facciamo, tutti coloro che replicano i vari siti che magari anche noi stessi non sappiamo che possono essere diversi o che comunque rimandano questo nostro segnale o anche le nostre puntate in replica, quindi li ringraziamo naturalmente per fare questa cosa veramente, diciamo così, come si può dire, Luca, aiutami che non mi viene la parola, gratuitamente nel senso buono, ma non gratuitamente, senza averglielo chiesto, insomma. Questa, come dire, genuina cooperazione, che viene, sì. collaborazione anzi meglio, che fa sì che si riesca ad amplificare la voce di Saiuz. Fatecelo sapere se, se fate questo, perché noi molto volentieri alla, alla voce partner, alla sezione partner del sito saiuswebnetwork.it vi inseriremo come sito amico, diciamo così. E tra l'altro, Saiuz, credo che l'argomento di cui tu volevi parlare questa sera, o meglio, volevi accennare, perché non penso che volevi parlare per... esatto. Secondo me Roberto potrebbe interessare molto, perché so che è uno molto attento a queste cose, quindi sei collegato, Robby, perché questo è interessante. Comunque, però, dimmi. Scusami, no, sto guardando, intanto salutiamo Marco Fa. E infatti lo sto... Bravissimo. Sì. Ciao Marco. E stavo guardando che sono già le 22:17, quindi questa sera abbiamo detto che volevamo mandare tanta tanta musica, cosa che sinceramente facciamo come diciamo poco, sempre, caro Luca, che non facciamo mai, facciamo mai. E quindi a maggior ragione, ecco, subito Robby tra l'altro sta parlando di argomenti aulici, quindi sì Robby, parleremo anche di quello, forse non diciamo cosa, come lasciamo vedere. Ecco subito, sai come è fatta, come l'altra volta, ti ricordi l'altra puntata che poi in chat gli scrivono le cose, sì, le traduzioni volcaniche, esatto. E quindi sai, quando vuoi potremmo anche poi far sentire un brano, certo. Mando aprire le danze, mando Ashley, mando Ashley. Ok, manda Ashley, che pare un'amica Zhuang, nostra, una Zhuang ha cambiato il papa. No, ecco. Gianluca, leggilo tu per piacere. No, va bene così. E io saluto tantissimo Marco, a cui do veramente un calorosissimo saluto e un ringraziamento per essere qui anche questa sera. I 21 anni, caro Luca, che ti scriveva. So che magari gli altri amici web radio ascoltatori non interessa, ma è un gioco che fa con me, perché praticamente dice, come sempre, all'epoca erano 9 anni, 10 anni, 11, 12, adesso sono 21 anni di amicizie buttati nel bagno, nel water, no, non uso il termine volgare perché sapete che non mi piace, non ci piace, e quindi quei 21 anni era riferito a quello, non alla sua età, indubbiamente non ha 21 anni, per cui è carino perché mi manda sempre questi messaggi e quindi è sempre, insomma, sono giochi che fa per me, per farmi ridere. Ma
Rammentami questa cosa, quando è che ci sono le nozze di cristallo? A 20 anni, quindi avete già superato quel periodo. Vedi che Marco immancabilmente l'ha scritto in meno chat. Male che non sono di porcellana. Eccola, grande Science. E allora, dopo aver salutato gli amici che stanno animando la chat e ringraziandoli di cuore per esserci, in particolare appunto il mio amico Marco, lo ringrazio anche stasera, e soprattutto perché non ci sono ospiti, quindi ancora più bella Science, ti scrive Marco. Quella della porcellana. Grazie Marco. E soprattutto appunto li apprezziamo ancora di più e l'apprezzo per essere qui con noi, perché non ci sono ospiti che devono sentire questi tre tromboni e tre brontoloni, vero caro Luca? Anzi, uno dei tre tra l'altro questa sera vuole prendere la parola e uno dei quattro, quindi esatto. E il bello è che non gliela diamo apposta, perché sappiamo noi stiamo prendendo tempo, sono già passati 20 minuti, dai, esatto, e ce la stiamo va giocando. Bene, mandiamo Ashley, dai. Allora Ashley, okay. Con Juanga cambia papa. Va bene. Cari amici, siete sempre su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. E vai! Lui è capace di rovinare, come dicevi sempre tu Luca, un momento così di alta professionalità nel dire le cose. Adesso dirà, vi ho tolto, inutile che parli. Ah, non ci ha tolto questa volta. Tolto. Adesso sì. Sé escuchar, te veo de nuevo. Mami, yo no somos feliz y ya no logro dormir. Creo que no puedo. Oh. Anoche me fui a dormir muy triste, me sentí sin decir papi te quiero. Ritorniamo di nuovo qui in diretta web radiofonica sitesurbanetwork.it. Provvisoriamente i due compari più uno in questa puntata un po' particolare. Perché particolare? Perché non abbiamo ospiti. Questa sera saremo solo noi tre e voi, cari ascoltatori, con i quali magari potremo dibattere e parlare di qualsiasi cosa. Certo, in queste 20 puntate che hanno preceduto quelle di questa sera, di ospiti ne abbiamo avuti veramente tanti. Non abbiamo avuto però una band come quella appena ascoltata, anche perché canto in lingua non italiana, quindi è un pochino più complicato rapportarsi con loro. E devo dire, i Science sono veramente bravi questi qui, eh?
Cosa dici? Sì, sì, no, scelti bene. Ho scelti, cioè, a caso. Guarda, così non sbagli mai. Cioè, tu cosa fai? Giamendo.com? Spiegami come fai. Non lo so come faccio. Vado a orecchio, ascolto il brano, se mi piace lo metto, se no, no. Allora non è a caso, questa è tutta una cosa studiata, giusto Gian? Cioè, questi qui è così che si sceglie la vera musica, che trovi il vero artista. Si sta sforzando Gian, Gian come sta sforzando a trovare la risposta. Dall'inizio d'anno e non solo. Ma che musica hai scelto Siles questa sera? Perché l'ascoltavo prima un po', ma a parte che mi piace, perché mi piace Siles Web Radio, tra l'altro, perché devo essere onesto, ovviamente l'ascolto anche ogni tanto. Meno male, ogni tanto. Ogni tanto è bello. Essendo il direttore artistico, vero Luca? Il direttore artistico, colui che dovrebbe decidere la messa in onda dei brani e non solo. E invece no. E io sono lì politicamente messo di facciata, come spesso accade. Vedi, si lamentano tutti della politica, ma la politica è entrata anche qui. È incredibile, e poi, è incredibile. Sì, e poi e tra l'altro c'è Roberto... Roberto, vedo che fa già una richiesta. Se mettiamo in Nano War of Steel, ma... ricordiamo, abbiamo avuto ospiti la settimana scorsa. È stata una puntata un po' particolare, no Gianni? Qui non si è parlato dei Nano War of Steel. Praticamente abbiamo fatto ascoltare sì la loro musica, e questo è una grande cosa per noi, poter divulgare il loro messaggio, no? Però è anche vero che non abbiamo avuto modo di conoscere, come generalmente vi abbiamo abituato a fare, non abbiamo avuto modo di conoscere effettivamente chi sono, no? Il loro aspetto più, un po' più interessante. E però d'altronde ci sarà sicuramente occasione per diciamo capire un attimino di chi stiamo parlando, qualora poi ovviamente i ragazzi volessero veramente mettersi in gioco, come invece non hanno fatto la settimana scorsa. Esatto, e... infatti chiediamo scusa a tutti i radioascoltatori se magari mi sono fatto trascinare. Sicuramente no, ironica e goliardica ci piace sempre, ovvio che ci piacerebbe anche qualcosa in più, no? un quid, come dicono quelli bravi, però esatto. Va bene. E sicuramente che cosa hai detto? Un? Ecco, ti pareva? Un quid qual quad? Sai, si conosce solo il quad, ma è un'altra cosa. Esatto. No, ci dispiace appunto, come dicevi Luca, che sì, lo sappiamo Roby che sono così loro, però è un peccato che insomma avevano l'occasione di poterci raccontare qualcosa in più. No, ci siamo, alla fine... ci siamo molto molto divertiti, la scherza a parte. No, noi ci siamo molto divertiti, molto divertiti. Anche troppo, anzi, devo dire. Anche troppo, è stato veramente uno spasso. Io come magari... Ogni 30 minuti avere una risposta, sì, esatto. Qualche domanda non sarebbe stato male, no, esatto. Diciamo non sarebbe stato male che ci parla, che ci avessero risposto. No, vabbè, però scherzi a parte. Io anzi, come al solito, nella mia versatilità, se posso, sai, come tu ben sai, Luca, come ti dicevo, mi adatto anche agli ospiti che ho, e quindi mi sono anche troppo adattato facendomi. Quindi, comunque, scherzi a parte, il sound che offrono ora di tutto è veramente valido, tecnicamente sono bravi, sì. Ci ha fatto molto piacere non solo trasmetterli in quella serata, ma proprio durante il palinsesto di Sideshow Network, perché vanno in onda come tutti i gruppi, ricordiamo, sempre a ruota libera durante l'arco della giornata, tutti i giorni. E un plauso va anche fatto, perché comunque è tutta musica libera, nel senso che mediante Giamendo abbiamo avuto appunto la possibilità di riproporli a più riprese. E tornando a noi Gian, di cosa volevamo parlare invece? Come ci consigliava, come ci indirizzava Stiles nel fuori onda? Tornando a noi, parliamo di una cosa a lui molto cara e naturalmente, come ci preannunciava nel pre-diretta, anche molto cara sicuramente a Roberto, a Roby di Indie Arts. Penso molto cara a tantissimi internauti, anche a Marco. E anche a Marco, sì, beh, Marco sì, poi lui, tra l'altro di Marco volevo dire, tra l'altro l'ho anche invitato a venire ospite da noi quando vorrà, lui ha un blog davvero interessante, quindi Marco, se vuoi, non l'abbiamo mai fatto, non l'abbiamo mai nominato, ti chiedo scusa, chiedo venia, dicevo che l'avrei sempre fatto, poi non l'ho mai fatto, e naturalmente, ecco, Roby come sempre scrive cose interessanti per diverse volte, chiediamo scusa. Scrive e ribadisce anche. E ribadisce, come se noi non avessimo... capito abbastanza. Ciao Walter, ecco Walter con noi, caro Walter, siamo contenti, un saluto a te che sei in chat. No, aspetta, quando sbaglio io subito a rimarcare, quando sbagliate voi no, siamo contento, no, questo non me la passate, non ve la faccio passare liscio. Ciofino, ti do il manovalo. Potete dire
Gian, puoi dire a Saiz che può anche non gesticolare in cam, sì, perché tanto non, siamo solo in radio. Non è vero, perché su, siamo sulla web, no, TV anche. Vedi, ah, sì? Vedi, vedi caro Luca, Saiz è un vero professionista, perché tu non sai, anche chi doppia o chi lavora in radio, o quando si dà la voce, si fanno varie cose, si utilizza anche a volte la gestualità per aiutarsi a, a tirar fuori quello che c'è dentro. Ecco, ho detto tutto. Sto perdendo le cuffie. E allora, caro Luca, tornando, tirando le redini della situazione, come dovremmo fare più spesso, giusto Luca? Yes. E noi ci abbiamo capiti. E dicevamo appunto che l'argomento di questa sera, no, diciamo, è un po' una semiproposta che faceva Sites. Perché non facciamo come facevamo i primissimi tempi, nel gennaio del 2012, quando Sites ogni tanto saluta, si distrae, passa qualcuno da lui, insomma, manda baci. Peccato che voi non lo possiate vedere. Sto baciando la mia sposa, sto baciando. Certo, posso, ma molto presto la mia sposa, non ho capito. Sì, certo, ci mancherebbe. Saiz, c'è Luca che già ride. Molto presto, Saiz, per annunciamo che è anche questa, che caro Luca, sarà una leggenda metropolitana come il sito. Molto presto andremo in onda anche sulla Saiz Web TV, ci potrete vedere. Ma guarda, avete rischiato, perché stasera potevo, ho lavorato tutta la settimana per prepararlo. Se non fossero state per quei 17 fra Worm, Trojan, virus e politici, guarda, i web radio ascoltatori sono molto interessati all'argomento, vero Luca? Soprattutto perché io ho capito, credo, una sillaba di quello che ha detto, quindi... E tra l'altro si è capito quella che assomiglia alla più parolaccia di tutte. Esatto, perché è tipo un TR tro qualcosa. No, quindi... esatto, che tutti che avranno pensato male, naturalmente. E quindi, no, molto presto ci vedrete... Ma fatemi passare per quello che non sono. Sono, no, è vero, sono, è vero. Sono un ragazzo educato, io c'ho. Sì, sì, è che non sanno le battute che mi fai, è vero Luca? No, dicevo appunto presto, come si preannunciava, andremo in onda anche sulla Saiz Web TV, non che non ci andiamo, perché ci stiamo andando anche adesso in onda su Saiz Web TV, ma solo audio naturalmente, oltre che su Saiz Web Radio ovviamente. È un po' un controsenso, se ci pensi. È un po' un controsenso, però giochiamo, però, in casa, vabbè. Giusto Luca, infatti, è un po' di... Giusto. Non è spazio Marchette, ma è spazio, esatto. Saiz. E quindi ci vedrete, spero presto, in Saiz Web TV. Che è da tempo che vogliamo farlo, che non è come quando andavamo in diretta anche sulla Saiz Web TV dallo Studio of Dance di Paolo, che salutiamo, a San Trovaso, che naturalmente poi qualche volta ancora si farà e si è fatto, ma questa volta ci vedrete appunto semplicemente noi con le nostre webcam inquadrate in faccia, è per dare un volto a queste che voci. Che bella immagine proprio. Che bella immagine, è vero, proprio come l'ho detta. E quindi, comunque, preannunciato questo, dicevo, perché non torniamo come l'anno scorso, le prime puntate? Andatevele a ascoltare. Quando con Saiz, eravamo io e Saiz ancora, Luca ancora non era arrivato. E non esistevo. Non esistevi. E l'idea era quella appunto di commentare degli articoli che Saiz trovava. Non vi dico cosa trovava. E questa sera appunto Saiz... ha avuto, insomma, così ha risposto a questa mia, insomma, proposta, e devo dire che ha trovato una cosa davvero interessante. Che in questo, in questo, sì, lunedì sabbatico in cui appunto, esatto, non abbiamo ospiti, abbiamo preso un attimo di pausa, no? Questa settimana, e ritorneremo sempre con gli ospiti dalla settimana prossima. Approfittiamo quindi, Gian, di andare a toccare argomenti, diciamo anche culturali, se vogliamo, no? Cerchiamo, sì, di fare anche un po' di informazione, che forse non ne facciamo mai abbastanza. No, infatti, non ne facciamo mai abbastanza, se non ne facciamo proprio, no, esatto, ne facciamo mai, esatto. Anche però, perché cerchiamo... Che poi non è esatto, perché abbiamo avuto ospiti che ci, no, hanno veramente arricchito moltissimo, no, infatti, in questi, bravissimo, mesi. Luca, volevo dire questo, eccetto l'informazione degli ospiti che vengono appunto a farsi conoscere, a promuoversi, e che ospitiamo ben volentieri, che quella è anche un altro tipo di informazione. Certo, non l'informazione intesa come tale, anche se poi ricordiamo che nei nostri palinsesti c'è anche il giornale radio sociale, giusto Luca? Esattamente. E con, abbiamo... Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, che salutiamo tantissimo, lo ringraziamo sempre per la collaborazione, che mi fa piacere, insomma, che è nato avendolo messo in contatto con Saiz, sempre dalle mie conoscenze, quindi lo ringrazio per questa collaborazione. Saiz lo ringrazio pure, che continua ad esserci, poi le domeniche mattine vanno in onda col giornale radio, e quindi mi fa molto piacere. Tu Luca che dici? Andiamo a leggere questo articolo che non ho ancora letto, leggo per la prima volta, così per fare
Sì, e ricordiamo, è un articolo comunque abbastanza corto, quindi non è assolutamente tedioso, noioso, quindi già mi metto in guardia che non vi... non vi no, scherzi a parte. No, è una cosa veramente... non è la Divina Commedia. No. No, scherzi, non l'ho letto prima, Salius me l'ha mandato adesso e lo leggerò, farò una lettura a prima vista, insomma, quindi... E credo che vada a colpire in qualche modo tutti noi chi, sì, chi per diletto o per lavoro opera con la rete, quindi i blogger, i network e quant'altro. Quindi prego Gian. Grazie Luca e salutiamo sempre la chat. Tornerò. Esatto, infatti vabbè, me sempre la sua tipico interruzione. Caro Saius, grazie. Caro Saius, ricordiamo che l'articolo appunto che hai tratto è dal che è ricavato appunto dal Fatto Quotidiano, quindi dal sito ilfattoquotidiano.it, e dicevi di Guido Scorza, l'avvocato Guido Scorza, dal blog che ha sul Fatto Quotidiano. Sì, tra l'altro del 3 non hai sbagliato una sillaba, incredibile. No, infatti, è stato bravo, sta migliorando. Vedi andare con lo zoppo oppure andare con quello bravo, scherzo. L'articolo naturalmente quello sano, cioè che detto quello sano, vai con lo sano e vabbè, prego. Quello sano si ammala, quello ammalato guarisce. Ogni tre righe mi fai il riassunto, dai. Ok, e questo articolo appunto, come diceva Luca, interessa un po' tutti noi della rete, nel senso che parla di noi, siamo qui sul web e quindi può interessare anche noi direttamente, tutti coloro che ci ascoltano. Si intitola In Parlamento, una legge ammazza internet a settimana. Ormai è diventato un autentico tormentone parlamentare che rimbalza dalla Camera al Senato e da un banco all'altro di Montecitorio e Palazzo Madama con frequenza quasi settimanale. Stiamo parlando della famigerata legge ammazza internet, attraverso la quale si vorrebbe estendere l'applicabilità dell'intera vecchia legge sulla stampa, quella datata 1948, a tutti i siti internet aventi natura editoriale, il che vuol dire, più o meno, a tutti i siti internet, giacché è pressoché impossibile stabilire quando ad un sito internet possa essere attribuita la natura editoriale. 102 caratteri, spazi inclusi, per stabilire che chiunque gestisca un blog, un sito internet, una piattaforma di condivisione di contenuti, una web TV, un forum di discussione, una pagina su un social network o un aggregatore di informazioni altrui è tenuto a registrare in tribunale una testata, a nominare un giornalista direttore responsabile, a rettificare entro 48 ore dalla richiesta a pena di una salatissima sanzione pecuniaria, eccolo fatta, e ad adempiere alle altre decine di formalità e regole prescritte dalla vecchia legge sulla stampa per chi intenda fare dell'informazione un'impresa ed un mestiere. L'ultimo di un'interminabile sequenza di disegni legge di identico contenuto porta la firma dell'onorevole Enrico Costa del PDL. È stato presentato alla Camera dei Deputati lo scorso 13 maggio e quindi giusto una settimana dopo il penultimo dei suoi antenati e a firma dell'onorevole Pino Pisicchio, gruppo misto, e sembra destinato ad essere esaminato in Commissione di Giustizia già in settimana. La storia di questo disegno legge, però, è più grottesca e paradossale, non ridete dall'altra parte, è più grottesca e paradossale di quelle delle altre analoghe iniziative che lo hanno preceduto, ed è una storia che racconta di una miscela esplosiva di ignoranza, confusione e o malafede. Bastano poche date ed un pugno di parole per convincersene. Lo scorso 16 maggio, e dunque appena tre giorni dopo la presentazione del disegno di legge in questione, l'onorevole Costa viene intervistato a proposito dell'annunciata idea di riporre e riproporre il famoso disegno anti-intercettazioni, reinserendovi un comma già presente nel vecchio DDL Alfano, battezzato Ammazza Blog, perché è volto ad estendere anche ai blog l'obbligo di rettifica previsto dalla vecchia legge sulla stampa. Ecco uno stralcio di quell'intervista realizzata al telefono da Fabio Chiusi. C'è anche la parte che riguarda l'obbligo di rettifica per i blog? Sì, c'è, ma quella parte comunque già in fase parlamentare era stata cancellata.
Questa è una mera riproposizione. Guardi, il testo lo dovrò mettere a punto la prossima settimana. Se mi richiama la prossima settimana, le dico come lo metto a punto. È possibile che quella parte magari la espugniamo subito, perché tanto comunque c'era un consenso a espugnarla. E lei di suo sarebbe d'accordo a eliminarla? Sì, e comunque anche da relatore ero tra quelli per cui l'emendamento Cassinelli nella scorsa legislatura avrebbe avuto e dovuto essere accolto. Nota di redazione che naturalmente emendamento Cassinelli mirava a limitare l'ambito di applicazione dell'ammazza blog. 3 giorni dopo aver presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge attraverso il quale propone di applicare a tutti i siti internet l'intera legge sulla stampa, compreso evidentemente l'obbligo di rettifica, l'onorevole Costa dichiara di non essere intenzionato ad estendere l'obbligo di rettifica ai blog. Ogni altra parola sarebbe di troppo. Meglio lasciare che ognuno arrivi alle proprie conclusioni scegliendo tra una delle opzioni sul tavolo: ignoranza, malafede o tanta confusione. Quale che sia la verità e quali che siano le ragioni per le quali di settimana in settimana ci si ritrova a dover segnalare un disegno di legge volto a limitare la libertà di manifestazione del pensiero sul web, il problema è serio ed il rischio che, di carambola in carambola, prima o poi l'ammazza blog o l'ammazza internet diventi legge estremamente elevato. Un solo commento da parte di Saiuz. Te ne vai? No, un solo commento. Questo onorevole del Piffero prende 20.000 euro, 20.000 euro al mese per fare queste cazzate. Mo partì, non ce la faccio, perché quando leggo certe cose non ce la faccio. C'è questa gente che prende 20.000 euro, porca miseria, più le spese, più le tangenti, più tutto quanto. Aiuto, ci chiudono. La cosa bella, sai qual è? Che tanto anche se la chiudo sono fatti suoi. No, comunque stavo dicendo, no, la cosa bella è che non sa cosa sta dicendo, non sai quel che fai, no, non sai quel che fai in realtà. Saiuz, tu capisci che è normale che per riuscire a trasmettere un messaggio in maniera efficace, quindi senza filtri, non puoi solo leggere un articolo ma devi anche un attimino spiegarlo. Quindi questa è una parte che toccherebbe a te, Saiuz, perché sei tu che ma è molto semplice spiegarlo. Cioè, è una vita che stanno tenendo. Riassumilo in pochissime parole. In pochissime parole, è una gran cazzata. Ecco, è perfetto. Perché già la regola numero uno, in radio non diciamo. Vabbè, chiedo scusa, ma quando io leggo certe cose, ma quando leggo certe cose mi viene il sangue alla testa. Sangue alla testa, però dovresti spiegare che cosa è accaduto durante questo articolo. Che cosa è Scorza, se non sbaglio, l'avvocato Scorza voleva dire mediante questo articolo? Ma l'ha detto lui in poche parole. Sì, ma in poche parole ha detto semplicemente: gli ascoltatori che ascoltano. Sì, ma quando è, io non sono a scuola, ma quando a un certo punto te lo dice Scorza che non c'è più, non ci sarebbe parole, perché c'è ignoranza, malafede e tanta confusione. Io le metto tutte e tre insieme, non hai capito? Allora, l'unico handicap maggiore di questa gente è che prendono 20.000 euro al mese. Questa che mi fa rabbrividire. Cioè, questa gente fa delle proposte di legge e non sanno di cosa stanno parlando. Aspetta che dalla chat ci scrivono, aspetta, perché ci sono delle domande, anzi delle affermazioni più che domande. Allora, per quanto concerne l'argomento parolacce, Saiuz, Robby si rende disponibile a darti consulenze. Grazie Robby. E consigli, soprattutto non so a che prezzo. Mentre Marco nota, quando ti sei indisposto in questa maniera, che quando ti sei lievemente alterato, che come dire, si vince... Si vincono i tuoi tratti, sì, esatto, originali, esatto, sì. I tuoi tratti, grazie Gian, che anche tu mi interrompi, esatto. Si vincono, è bello sapere che siete sempre vicini a me, siamo molto stretti. Si vincono i tuoi tratti tipicamente bergamaschi, Bergamo Alta, Bergamo Alta, una zona più verso, hai capito, l'Alpio Robi. E soprattutto quando Saius disse questa gente che prendono 20.000 euro.
Dai, Saius, adesso seriamente, no, so che seriamente cioè, è una vita che stanno cercando. Come cercava Luca di riportarti fra i giusti binari? Allora, parlate voi, basta. Nei giusti binari. Non parlo più. Allora, facciamo così. Non parlo più. Spiega cosa è successo. Io non so. Qua non è successo. Qui è stato presentato un emendamento per un decreto di legge per continuare questa battaglia contro Internet. Ma ti rendi conto che 102 caratteri cosa significa? Veramente che tu non puoi neanche scrivere più in un blog, non puoi neanche tu dare una risposta in un forum, insomma. E nel frattempo il cellulare? Mentre lui parlava, veramente non puoi dare una risposta. Dal momento che la spiegazione di Saius credo non sia stata così esaustiva come mi aspettavo. Sarà l'accento. Vabbè, cioè, parlate voi, va. Allora, Zavis, vediamo se ho capito io, facciamo la prova del 9, no? Esatto. Se ho capito io, non ho capito tutti. Forse, io ancora no. Infatti, praticamente, se ho capito bene, in questo articolo che cosa si vince? Che stanno mandando avanti un DDL, giusto? Un decreto legge o qualcosa del genere, giusto? Da parte di questo... ho trovato le parole chiavi. Da parte di questo onorevole del PDL, che tra l'altro tu, non facevi notare, percepisce un ottimo salario mensile. Dicevo, stanno mandando avanti questo DDL al fine di equiparare i blog con le testate giornalistiche. Correggimi se sbaglio, sai, o ho iniziato a messaggiare? No. Stai andando bene, ti interrompo appena sbagli. Ok, no, io ho finito veramente. È bellissima sta cosa. Ti interrompo appena sbagli. Lui a me, questo è bello. No, è bellissimo. Allora, è vero che vogliono, ma ci stanno provando da un sacco di tempo. Questa, cioè, stiamo sprecando del tempo inutile perché gente, questa qui che si trova al Parlamento, la maggior parte, è inutile. C'è una marea di delinquenti perché gente che è stata condannata e che prendono 20.000 euro al mese e vogliono addirittura fare delle leggi. Se non sbaglio, Stalizio, correggimi se sbaglio, questa era una sorta di legge bavaglio qualche tempo fa o è un'altra cosa? No, è sempre legge bavaglio, questa parte della legge bavaglio. Perché la volevano mettere addirittura Alfano, si parlava di Alfano. Alfano la voleva mettere la propria legge riguardo alle intercettazioni telefoniche. Io, Saizio, ti dico solo questo: Gianluca nella nostra chat interna di Skype ha tolto il video perché si vede non ce la fa più, sta ridendo, che io non so perché tu rida, Gianluca, se sentilo di questo sottofondo lontano. No, quindi se ho capito bene, assolutamente argomento interessante, ragazzi, chat, dite la vostra. No, in chat volevo dire che stanno rispondendo alla grande tra Roby di Indias, Marco e basta. No, nel senso che hanno già espresso. Io farei una cosa di questo tipo. Abbiamo detto che avremmo mandato tanta musica, sono le 22:46, abbiamo mandato mezzo brano. E perché era un brano, era un allora brano, adesso mando un bel brano. Ma perché ti interrompiamo sempre? È incredibile, ti interrompe continuamente. Ma anch'io, è incredibile, non so perché ti interrompiamo. Veramente sei Calimero praticamente. Sì, Calimero. Sì, io uguale. E beh, d'altronde è i due compari più uno, quindi. Io sono il più uno, giustamente. In questo caso tu sei più uno. Tu potevi dire, ma che cacchio vuoi, ma statene a casa. E tu direi, io sono già a casa. Come? Esatto. Basta, me ne vado a casa, no. Allora, beh, che allora... cosa ci ascoltiamo? Anzi, cosa facciamo ascoltare? Allora, di Tamara Laurel facciamo ascoltare I Want You. I want you. Perché accendo bergamasco, come diceva Bergamo. E col mio solito piglio. Ecco. E vai. Io mi vergogno, guarda. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away.
chandelier moon, dead night, thinking if we don't sleep, we can elude goodbye. Before the magic disappears, I wanna leave with proof, and I don't care if the whole world hears that I want you, 'cause I do. I don't wanna lose you, darling. I don't wanna let you go. I don't wanna say goodbye. I want you, you know. Ebbene cari amici, siete sempre in diretta qui su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. Chi vi parla è sempre il vostro caro Gianluca, che vi dà un calorosissimo ben ritrovati dopo questo splendido brano sentimentale, davvero carino, della nostra Tamara Laurel. Sempre musica di artisti in giro per il mondo che ritroviamo, e questa volta un plauso, un complimento al grande Science per la scelta, davvero è carina, molto bella. Bravo Science, la faccia che il direttore artistico deve essere io, e invece no, scherzo, anche tu hai sempre avuto un buon gusto. E dicevamo, Tamara Laurel, I Want You, e questo brano che avete appena ascoltato. E siete in diretta web, sono le 22:51 minuti primi, sempre con la nostra trasmissione in diretta web dei lunedì sera, il consueto appuntamento. Questa sera però, fatalità, diciamo così, sorpresa, e senza ospiti. Intanto lo so Luca, perché anch'io la stessa, pensavo la stessa cosa. Sto leggendo la chat. Allora, premesso che bravo Marco che sei riuscito a trovare il brano, perché ti ho detto che era I Want You, vedo che mi hai seguito il mio consiglio, bravo. E soprattutto Saiuz, poi mi spiegherai cosa volevi dire quando hai detto no, è I Want You proprio così. Non capisco perché, non può essere perfettamente, ma non può neanche essere propriamente. Sto pensando, forse perché la T è troppo lontana dalla I, hai capito? E anche dalla R. Sapete che quando scrivo veloce mi scappa qualche lettera. Sì, voleva scrivere propriamente, ma propriamente mi pare tipo cettola qualunque, qualunquemente, è propriamente così. E naturalmente non per escludere tutti gli altri amici web radio ascoltatori che ringraziamo per essere ancora al nostro ascolto, ed è un piacere avervi, e fatevi sentire anche voi come i nostri amici in chat, appunto dicevo non per escludervi, ma stiamo parlando appunto degli amici che ci scrivono in chat. La chat che cos'è? E questo appunto chat, sapete cos'è? Si chiacchiera, nel senso che si scrive. Ridiamo, infervoriamoci per gli articoli, ridiamo quando non serve, non lo so, andiamo avanti così tutta la serata. E dicevo, che cos'è, dove la trovate? Soprattutto la trovate nel nostro sito, appunto www.sciencewebnetwork.it. appena lo aprite la potete notare sul lato sinistro, dopo appunto il nostro logo, la nostra come sempre scritta di Science Web Network, sotto le varie diciamo così voci che ci sono, che poi potete vedere: home, mission, chi siamo, la programmazione, il web network, il blog, i partners, i contatti. A sinistra trovate questa, diciamo così, icona cliccabile con il link della chat. La aprite, naturalmente spero che il vostro computer ve la carichi, se no dovete caricare anche il software relativo, vero Science, che è Adobe Flash Player, evidentemente, yes, se non erro. Yes, lo diciamo per tutti. E quando avete aperto la chat, appunto, potete inserirvi. Vedo che naturalmente la chat proptamente du compari, come scrive Marco, e naturalmente non perdono occasione. E bella questa, proprio due compari più il bergamasco. E quindi, cari amici, se ci siete, andate ad essere io, scusa. No, vai tranquillo, andate nella chat. Volevo ricordare le nostre caselle di posta elettronica dove scriverci email, contattarci, che sono info@sciuz.com, il grande capo Sciuz, poi sempre la mia casella di posta elettronica di Gianluca, gianluca@sciuz.com, se volete contattarmi in merito anche alla mia rubrica musicale The Rock Band History, che appunto parla della storia delle rock band e andrà in onda a mezzanotte, poi
naturalmente dopo la nostra andata in onda in diretta di questa trasmissione, quindi va in onda a mezzanotte, alle 6 del mattino, a mezzogiorno, cioè alle 12 e alle 18, alle 6 di sera, sulla Saius Web Radio, ma è sempre a disposizione ascoltabile come tutte le nostre trasmissioni, programmi o rubriche di Saius Web Network con il podcast nel nostro sito. Andate in programmi e potete scegliere il programma che vi interessa riascoltare e troverete anche le altre trasmissioni che ora Luca vi ricorderà. E dicevo appunto che in The Rock Band History stiamo parlando dei Def Leppard, questa strepitosa band britannica anche questa settimana. E chi mi volesse contattare per fare richieste, suggerimenti o quant'altro, mi può contattare sempre a gianluca@saiuz.com per le rock band. E se fate parte di una rock band o ne conoscete qualcuna o volete che qualche vostra band o gruppo favorito venga naturalmente promosso, nel senso che facciamo promozione o che dedichiamo una fascia oraria, contattatemi pure in merito, anche per non solo The Rock Band History, altre cose. Ed infine, importantissima, quella di Luca, il nostro chiaramente responsabile organizzativo di tutto il palinsesto, che è luca@saiuz.com. contattatelo per venire ospiti anche in questa trasmissione del lunedì sera, se avete una band, anche un'associazione culturale, musicale o quant'altro. So che sono noioso come vedo da Roberto, ma sono cose che purtroppo vanno dette, e sto anche correndo veloce per ricordare sempre che siamo aperti a tutti e a tutto, e questa frase sarà naturalmente oggetto di battute in chat, come l'ho detta. Quindi utilizzate pure gli spazi che Saius Web Network, il grande Saius, dà a disposizione, che ha e dà a disposizione, tra il sito, il blog, Facebook, la chat e naturalmente i palinsesti. E adesso, caro Luca, ti lascio la parola per dire anche le altre trasmissioni, perché io dicevo, per chi è interessato come band, artista musicale in genere, che di solito sono gli ospiti che abbiamo noi, però ovviamente anche esattamente culturali, possiamo... teatrali e quant'altro, ma anche scrittori e poeti. Questa sera non abbiamo avremmo potuto chiamare ospite, ma le abbiamo lasciato un attimino a riposo, Luisa e Melissa, queste due nostre speaker, conduttrici della trasmissione Liberi Orizzonti, che va in onda ogni due settimane, il mercoledì dalle 21.30 fino alle ore 23, dove vanno a intervistare, ma è un parolone, più che altro una bella chiacchierata, un po' come quella che facciamo noi tutti i lunedì, e una bella chiacchierata con quelli artisti di penna, quindi scrittori, poeti e quant'altro. Questa settimana le ragazze saranno a riposo, perché la settimana prossima avranno, salvo imprevisti, una grande artista di penna. Ha scritto libri fantasy, ha venduto centinaia di migliaia di copie, quindi non è, diciamo, l'ultima arrivata, e si chiama Licia Troisi. A breve, salvo imprevisti, creeremo anche l'evento su Facebook e su tutti i canali. Mercoledì prossimo dalle ore 21.30 fino alle ore 23, Luisa e Melissa faranno questa piacevole chiacchierata con questa grande artista. E se vorranno, sarò presente anch'io, se no io li ascolterò molto serenamente. E sicuramente è uno di quei ospiti che mettono un pochino, come dire, di apprensione, perché è vero che anche noi abbiamo avuto le nostre belle ospitate importanti, se ricordi bene, Gian. Però sicuramente una scrittrice che ha scritto bei libri fantasy. Io non leggo il fantasy, però mi dicono che abbia veramente più che grande stoffa, perché effettivamente ha venduto tantissimo. E sicuramente potrebbe mettere in difficoltà le nostre gentil donzelle, ma vi assicuro che sono preparatissime. Mentre vedo Roberto che non sa chi sono Luisa e Melissa, quindi a maggior ragione, Robby, ti invito a vedere, ascoltare il podcast che Saius Web Network mette a disposizione e ascoltarti qualche puntata di Liberi Orizzonti e farti un pochino un'idea su queste ragazze. Vedo che le ore 23 sì, stanno arrivando, sì. E effettivamente io me ne accorgo, perché la mia lingua inizia ad andare per conto suo. Esatto, sono andata malissimo, male. Poi il martedì, domani, cari i nostri ospiti, no, che ospiti, i nostri ascoltatori, avremo invece... Sono partito, sulla tangente. Le 11. Dai, dico solo questa cosa qui per il nostro amico Ettore: dalle ore 21.30, certo, alle ore 23, la puntata la Via del Cielo, la Via della Terra. Il nostro amico Ettore ancora una volta ci darà qualche ottimo consiglio, qualche ottima dritta su come vivere al meglio. Siamo giunti alla decima puntata, se non sbaglio, vero, sai? Sì, alla decima. Quindi
Zitto, zitto, Ettore, si è guadagnato anche diversi follower su, su Spreaker, che è una piattaforma, ricordiamolo, dove è possibile appunto, o meglio, una piattaforma che noi utilizziamo per riproporre il podcast. E devo dire la verità, quello che dice Ettore a modo suo, in maniera sempre molto, come dire, calma, riesce comunque a arrivare spesso al nocciolo della questione e a dare molti consigli che io per primo ho messo in pratica, ma non vi dico nient'altro. Se volete saperne di più, ascoltate Ettore e poi mi direte. Detto questo, Gian, io passerei la parola a Saiz perché si è un attimino sfogato nel fuori onda dopo questo suo, sì, questa sua presa di posizione. Ma io ho la mia presa di posizione, mi fanno incazzare, mi fanno incavolare. Cioè, queste cose mi fanno incavolare perché, insomma, io credo che se io mi trovassi in Parlamento, come onorevole l'onorevole trombetta, come diceva il grande Totò, no? Prima di fare, di proporre un decreto, una legge, quello che è, mi informerei e cercherei di studiarmi la materia quando più a fondo è possibile. Oltretutto anche questa gente qui ha dei collaboratori che li sottopaga, però ha dei collaboratori che possono fare determinate ricerche, insomma. Quindi prima di preparare, di fare una cosa, insomma, di farla decentemente, perché insomma, quando Guido Scorza, che è un avvocato, insomma, parla di certe cose, è una persona valida e ci spiega quelle cose, insomma, ci fa capire di che pasta sono fatti i nostri parlamentari, insomma. Avete ascoltato il trailer di Due Chiacchiere con Saiuz, trasmissione in onda tutti i giorni. Trasmissione in onda tutti i giorni, avrai a che orari? Alle ore 11, alle ore 15 e alle ore 19 e, se non sbaglio, anche alle ore 23, tranne il lunedì, il mercoledì, il martedì e non so che altro. No, scherzo a parte, in onda 4 volte al giorno, Due Chiacchiere con Saiuz. Saiuz fa proprio questo, in una trasmissione di circa 10 minuti, 12 al massimo, e non fa nient'altro che riprendere e riproporre argomenti di attualità e commentarle a modo suo, a volte in maniera scherzosa, goliardica, a volte in maniera forse un pochino troppo seriosa, e a volte ancora come stasera, cioè offendendo tutti e tutto. Ma è bello così, comanda lui, fa tutto lui. Ma no, io non offendo, io cerco semplicemente di far vedere quella che è la realtà. Del re. Ma scusate, avete mai sentito i media nazionali, i giornali che parlano di queste cose? Ce li nascondono costantemente queste cose, soprattutto sono cose importanti perché la rete è visitata da milioni di persone in Italia e sono cittadini di questa Repubblica, insomma, che hanno eletto anche i propri parlamentari, che se vanno a votare bisogna parlarne, bisogna parlarne di queste cose, insomma. Poi ovviamente io mi incavolo, mi infervoro diciamo tantissimo, perché le stupidaggini, queste cose mi fanno incavolare, però c'è, cioè, perché vorrei che ci fossero delle cose più approfondite, insomma. Noi abbiamo delle crisi che fanno spavento oggi, no? La disoccupazione, parlando appunto, gente che si muore di fame, gente che si suicida, e questi vanno a pensare di bloccare la rete perché in rete c'è gente che può dire la propria senza che nessuno ci metta un filtro. No, semplicemente perché in rete c'è la possibilità di informazione, e quindi questo è normale che, come dicevi tu a modo tuo giustamente, se tu sopprimi, come d'altro diceva anche Roberto pochi istanti fa in chat, non è fattibile non è fattibile che si informino, sopprimere è meglio che curare. Tra l'altro questa cosa sembra molto uno spot tipo prevenire è meglio che curare. No, quindi no, sicuramente Saiuz ha perfettamente ragione in quello che dici, in quello che fai, ma noi tutti, anche questo network per primo, si batte per informare. Anch'io ho un blog, guardiamoci le spalle.blogspot.it, un blog che ultimamente sto curando molto molto poco, me ne rendo conto, dove tratto argomenti come truffe e disinformazione, quindi argomenti che sono sensibili al cittadino medio, no? Ed è veramente un vademecum molto molto interessante. È ovvio che si parla sempre che noi siamo
pochi siamo sparuti, siamo un pochino così di ogni stazione sociale, però bisogna unire un pochino le forze, che è un po' quello che forse stava tentando di fare, ha tentato di fare qualcuno. Tornando a noi, ottimo articolo, interessantissimo, sicuramente ci saranno anche altre occasioni per affrontare questo e altri argomenti. Ma Gian, dimmi un po', cosa... Come, dimmi qualcosa, qualsiasi cosa al fine di lasciare Saiz fuori dalla diretta per qualche minuto in attesa del prossimo brano. Ma io direi ascoltiamoci un brano di quelli che sentiti solo due questa sera, siamo sì, dai, diamo i brani. Meno male che dovevamo mandarne parecchi di brani, ma lo diciamo nel fuori onda siamo stati chiari, ragazzi, questa sera pieni di brani, li commentiamo che sono belli, due. Perfetto, dai, non c'è due senza tre. Sai cosa ci vuoi sentire? No, questo qui non l'ho ascoltato, onestamente non l'ho ascoltato. Fammi capire. Mi sono fatto catturare dal titolo, una melodia si intitola, di Saint David, ST. David è scritto. Ho detto bene, Gian, tu che... Bravo, bravo, bravo Saius, sempre voglio, meglio. Voglio, lo ascolto anch'io per la prima volta, veramente. Quindi fatemi sapere. La prossima com'è. Volta... Se vuoi un consiglio, la prossima volta bleffa, è meglio perché... No, bleffa, perché può capitare, insomma, ho dovuto lottare con 17 malware, Trojan, politici... Niente, non le coglie, basta, è inutile... No, ma ti spiego, quando io guardo la Fox su Sky, mi capita sempre che chi ha messo in onda i programmi non li abbia guardati prima, perché è normale, cioè perché guardare il programma prima di farlo vedere... ai spettatori. Comunque, prego, ascoltiamoci il brano e speriamo che sia bello. E vai! Eccolo, andiamo ad ascoltarci il brano su Saiz Web Radio in www.saizwebnetwork.it. Hacia
E ritorniamo in diretta web radiofonica, sempre qui sizewebnetwork.it. Sites ci ha fatto ascoltare questo brano che, pensato un po', non aveva neanche testato. Ha detto chissà come sta, lui l'ha presa e l'ha buttato nella mischia. Chi erano? Erano i San David con Una Melodia, e sinceramente dico la verità, non era neanche male, non era malvagio, caro Saiz. Cos'era, spagnolo questo qua? Mi pareva di sì. O forse non lo so, mi sono perso ascoltando il brano e ascoltando voi nel fuori onda. No, comunque notevole, sempre perché ricordiamolo, tu i brani li scegli sempre con cognizione di causa, quindi hai deciso che questo era un brano a priori, era un gran bel brano a priori, invece. Me lo sentivo. Infatti è stato così. Giusto, Gian? Giusto. Io, caro Luca, mi ero escluso l'audio per non disturbare, non solo per risate, ma soprattutto anche perché stavo scrivendo e seguendo varie cose. E saluto sempre la chat molto animata. E naturalmente ringrazio Marco, Roby di Indie Arts, tutti quanti. Ringrazio coloro che ci stanno ascoltando. E direi che potremmo ascoltare un altro brano. No, scherzo. No, adesso c'ho un altro che ho trovato, Floppy D. Ecco. No, dicevo che basta, non dico più nulla, non ho più voglia di parlare. Fine. Cosa stai blaterando? Non... Mi sa che alle 11 anche Gianluca perde... No, questa sera sì, siamo... Anch'io, Luca, confermo causa. Quello che ci scrivi nella nostra chat. Però, Walter, volevo dirti, scusatemi, sì. Walter ha già dato il tema della serata, eh? Bravo Walter, non l'ho letto, me lo sono perso, beh. Vediamo se lo recupero. Bene, dicevo, appunto, potete andare nella chat nel nostro sito in www.sciencewebnetwork.it. Ricordo che questa puntata, come quasi tutte le puntate di Provvisoriamente Due Compari più Uno, cioè di questa trasmissione in diretta web, canonico e classico appuntamento dei lunedì sera su Science Web Radio, ha una sua prerogativa, cioè nel senso che va... non lo so come ci sono arrivato così, Luca, non me lo chiede. Però mi stavo... No, dimmi la prerogativa. La prerogativa è... la prerogativa è quella che praticamente che perché sai, poi mi perdo qua tra due schermi, monitor, seguire varie cose, messaggi, cose varie, non è facile seguire, poi noi ovviamente facciamo così. E la prerogativa è, piace Robby cosa scrive, Vox Populi, Vox naturalmente sempre riferito a me, ma così tra l'altro è proprio così. Per Robby il tema della serata è quello. Comunque, do un benvenuto a chi sta entrando in chat adesso e invitiamo a cambiare nome, così se vuole lo nominiamo e riconosciamo. La prerogativa è quella che ha una... Stai cercando di glissare? Sì. Con la glassa. La prerogativa è quella di avere comunque un suo spazio dedicato anche il giovedì pomeriggio, cari amici, alle 14, alle 2 del pomeriggio va in replica anche questa trasmissione e naturalmente poi è sempre a disposizione come podcast. Caro Luca, diciamo pure che vi saranno anche delle nuove trasmissioni che partiranno, lo diciamo ormai da un paio di mesi. No, scusa, una cosa che devo dire, non se lo ricordo. No, lo dovevo dire, le ore 22:15, me la sono completamente dimenticata, sono arrivato con un'ora di ritardo. Praticamente è il fuso. Esatto, ma mi sono perso. No, la cosa importante, a breve, entro sabato prossimo, partirà, vorrei dire la selezione, ma mi viene da ridere solo a pensarci. Comunque, partirà questa ricerca di nuovi speaker, come avevo fatto poi qualche mese fa, 5-6 mesi fa, e difatti qualcosa di buono è riuscito, perché abbiamo avuto Luisa, Melissa, abbiamo tuttora, che stanno mandando avanti un grande progetto come Libri Orizzonti, abbiamo tirato fuori Ettore dal cilindro, che tutti ogni due martedì ci parla del Feng Shui, e senza contare mi sono perso Barbara ed Evelyn, che partiranno se Dio vuole più o meno a metà mese con un nuovo programma che si chiamerà Si Può Fare, e poi vi spiegheremo di che cosa tratterà. E che cosa dobbiamo fare adesso? Arricchirlo ancora questo palinsesto, perché non ci siamo fermati, questo è solamente il punto di partenza. Dopo aver essere partiti ormai più di un anno fa con questo programma in cui eravate solo tu e Saiz, poi The Recommend History, due chiacchiere con Saiz, le collaborazioni con Pianeta Oggi Report, Pianeta Oggi TV e quant'altro, pian pianino ci stiamo, no, stiamo creando, tessendo
Non mi viene la parola, non so che cosa sto dicendo. Volevo dire qualcosa con mosaico, però non mi veniva. Vedi che detto, poi si sento. Volevo dire tasselli, non so, la calce, sì, non lo so, sì. Che mi pare. Che link hai anche tu in testa? Avete capito? L'immagine ce l'avete. Io che prendo questi pezzettini di mosaico, li butto sul muro con la col calcestruzzo. No, quindi praticamente a sabato, scherzi a parte, partirà questa selezione. Comunque questa ricerca di nuovi speaker, quindi mi raccomando, passate parola, come dice sempre Saius, e che chi non, chi lo sa, magari a provare e riprovare vi potrebbe anche piacere questo, questo ruolo, no, di speaker per un programma tutto vostro, ma poi ne riparleremo sicuramente. Gnoccaico, diceva Roberto di Indiazzi. Oddio, ti sei lasciato andare. Come ti è venuta questa? Che è simile a mosaico, no? Gnoccaico. Sì. Eh sì, perché difatti la radice, anzi la disnizia è uguale. Dicevamo, quindi come vedi Gian, pian pianino noi stiamo componendo, ecco, questo mosaico tassello dopo tassello, e sicuramente infatti Walter ha colto nel segno che cosa gira nella testa e non solo nella testa di Roberto. E per quello che riguarda quindi questa serata, noi ci siamo, cioè, siamo veramente spassata, presa con molto relax, easy, come dicono quelli bravi, senza ospiti, solo noi e voi ascoltatori, Roberto che ormai è un pazzo, Marco che pare che ormai anche tu sia diventato un habitué, non so come mai, non sei ancora scappato. Di questa trasmissione, Walter, che tu ormai sei un punto di forza, e tu Gian non avevi citato Walter, però per quello che riguardava il tema della serata, o sì? Gian si è messo a strimpellare. Sì, volevo farvi un pezzo dal vivo, se volete, se su... allora, no, lanciamo un pezzo SIAE? È un pezzo MIAE. Sì, se posso, so. E vai! Lanciamo così, cosa si può dire? Un sondaggio, no Luca? Un sondaggio sulla chat per vedere se va bene che... Tu Luca scrivi in chat. Beh, vabbè, posso? Vai! E dai! Sono le 23:18 in questo momento. Gianluca cercava di strimpellare la sua chitarra, ma ha rotto già tutte le 7 corde. Ah no, 6. Sono 6 le corde. Vediamo se qualcuno vuole. Sì, sono dei pezzi miei, ma non direi di farli. Perché no, falle uno. Falle uno, dai, che Walter ha detto bello, dai. È una minaccia. Non so neanche come si senta, tra l'altro. Ah, naturalmente... Suona scarsa. Suona scarsa. Questo è un pezzo storico che facevo dal 95, che è autobiografico. Meno male. Esatto. E no, non canto, perché dai, mi vergogno. Poi non so come si sente, come viene, prima di provarci... Ma viene bene, cosa... viene si bene. Si sente bene, grazie. Bene. E poi non so, non sono un cantante, non sono un musicista, però insomma mi diletto a fare queste cose. Cosa sei? Non lo so neanch'io, quando troverò la mia strada. Ed era un pezzo autobiografico, perché appunto parla così, faceva: e quanto pelo c'hai, yeah, su quell'enorme schiena. Una balena. Adesso cari amici, io vorrei vedere chi ha toccato la schiena una balena, dire che ha pelo e quanto pelo c'hai su quelle lunghe gambe. Naturalmente qualcuno ha già lasciato la stanza. Quanto tu ne hai, c'è un fuggi generale qui. Esatto. C'è gente che si è buttata giù dalle finestre, cioè, come direbbe Sainz, a coppa bash, cioè una cosa così. Esatto. Cioè, ho visto gente chiudersi la porta, le dita in mezzo alla porta, cioè, per sentito questo brano. No, bello, direi di smetterla, non faccio neanche praticamente il ritornello. Ma come no, aspettavamo, no, solo quello, ci siamo sacrificati fino adesso.
Esatto, ci siamo sacrificati. È autobiografico questo. È autobiografico, esatto. Sì, dedicato a una scimmia, dice Walter. Esatto. E questo è un pezzo storico che facevo ancora negli anni 90 e 95 alle serate di cabaret, naturalmente. Quando l'ha suonata anche la sua prima comunione, questo brano, se mi ricordo. Nel 95, secondo me, più che prima comunione, ha finito l'università nel 95. Comunque, va bene, cari amici. Questa sera, ragazzi, è volata, comunque, è incredibile. Sono le 23:21 e... Ma guarda, mi sembra ieri che... È incredibile. Tu stai continuando a strimpellare, sento. Ma tu, io ti credo sottofondo musicale, caro Lu. Ma no, mi piace. Mi mette serenità questo pezzo. Come si chiama? È sempre un pezzo mio, ma voglio dire, ma sono accordi semplici, arpeggio veramente che gli intenditori diranno: ma questo che cavolo è che suona così male? Il sessio malamente. Però tu puoi dire, dare la colpa alla a me, rete, al microfono, sì. Al jack che tu è attaccato male. Naturalmente, vai pure Luca, cosa volevi dire sulle nostre trasmissioni? Le trasmissioni di Saius Web Network riprenderanno più presto, appena Gianluca e Saius saranno ripresi da questa loro... perché mi metti in mezzo? L'intervallo l'ha messo Gianluca, non l'ho messo io l'intervallo. Sì, certo. Allora, bene, anche questa sera abbiamo svaccato, la settimana prossima comunque ritorneremo pronti e carichi per affrontare sempre il colpa di Jack. Tra l'altro dice, ma non del Jack, ma di Jack, perché è giusto. E dicevamo, la settimana prossima ritorneremo carichi con degli ospiti, non vi diciamo nulla, mercoledì forse scoprirete chi sono, quando vi inviteremo all'evento. E questo martedì, quindi domani, Ettore con la via del cielo, la via della terra, ma si sente la mia voce? Boh, sono io, Paolo. Sì, sì. Ah sì? La via del cielo, la via della terra, grande Marco, domani in diretta dalle 21:30 alle ore 23, la settimana prossima, il mercoledì, avremo questo ospite d'eccezione come Licia Troisi. Walter ci sta abbandonando giustamente perché non ce la fa più. No, Walter ha detto vi farà una canzone, non si ha. Vi farò una canzone, i Verdi, vi farò una canzone, non si vi hai. Farò una canzone, non si hai. Walter tra l'altro ci ha augurato la buonanotte, quindi se n'è proprio andato. Però Roberto ha fatto una richiesta per il finale, quindi se adesso dobbiamo mandare un brano, Robby ne vorrebbe uno, ma vedete voi. E no, ma... Robby chiede anche il ritornello, quindi anzi potremmo, guarda, chiudere col ritornello di Gian. Questo sarebbe l'ideale, no, proprio. Che bello, dai. Che bello. Ecco. Bene, torniamo in noi. Ascoltiamo un brano, visto che sono le 23:24 e volgiamo al termine di quest'altra puntata. Naturalmente dedicata. Siamo stati bravi a mandare tanti brani, dai, siamo stati bravini. Sì. Tanto abbiamo mandati 4-5, mi sembra, dai. Ma 3-4 solo. Giocatevi questi numeri su tutte le ruote, mi raccomando. Marco scrive il giannello, Walter ci dedica il giannello, il ritornello è bello. Walter ci dedica la canzone che scriverà appunto non si ha, e naturalmente ancora qui Walter, bene, mi fa piacere, infatti vedevo. E ricordiamo solo due cose, caro Luca. Cosa? Cosa non ricordiamo? So, siccome non so che dire, che mi sono distratto, allora un panino, una chitarra e uno spinello, dice qualcuno in chat, qualcuno esatto. A caso, tra l'altro. Ma chissà così, chi è. Ringraziamo davvero. Sì. Sì, no, ringraziamo davvero di cuore gli amici Roberto, naturalmente Walter e Marco che stanno animando la chat, perché come vedete avere la chat, anche solo tre persone che ci rispondono e scrivono, creano già, da 10 minuti che non stiamo dicendo nulla. Perché tra l'altro la cosa bella grazie è che ho visto tante persone entrare e altrettanto uscire, quindi, esatto. Quindi non si capisce, ci ascoltavano e poi si andavano. No, esatto. Ovvio che, come diciamo spesso, la rete viene amplificata da molte altre piattaforme, quindi per fortuna alla fine sai se fai i conti della serata e tutto sommato i risultati ci sono, questo ci fa piacere. Esatto, come siamo messi? 23:26
sì, mandiamo bravo. Un brano per concludere. E io vorrei salutare tutte le persone che ci hanno tenuto compagnia questa serata: Walter, Marco, Roberto di Indie Arts, tutti quei vari guest, che ce n'è anche uno adesso collegato che purtroppo non ha avuto modo di iscriverci, non abbiamo avuto modo di interagire anche con lui. Vi auguriamo una bella serata. Io adesso me ne vado a ballare un po' di latinoamericano, anzi a mezzanotte per essere già... Esatto, devo andare a fare questi bei balli perché sono veramente interessanti, ve li consiglio, e si cucca anche poco. E lunedì prossimo torniamo con un ospite. E che altro dire, ragazzi, vi do una buona notte a tutti e ciao. Il brano Gian si è sì. perso no scusami Gian. ero distratto e sento a colpi, come direbbe qualcuno. Adesso le battute si sprecheranno in chat, specie da Roberto. Vabbè, non voglio fare spazio Marchette, naturalmente. Poi non l'avevo neanche detto la scorsa settimana per promuovere, pubblicizzare questo evento che mi riguardava, perché ieri sera appunto ho avuto quest'altra presentazione presso Giavera del Montello, a Giavera del Montello in provincia di Treviso, e qua nel Trevigiano, presso appunto Villa Letizia Wasserman, in questa splendida cornice del teatrino lì all'interno, dove c'è questa serie di concerti 2013, appunto fatti dall'associazione musicale Musica in Villa e dall'associazione dell'Accademia Musicale La Certosa, sempre lì di Villa Wasserman, tra l'altro convenzionata con il Conservatorio di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. E c'è stata quest'altro concerto di veramente interessante, naturalmente, se a qualcuno può piacere. È un concerto per corno di bassetto, è una cosa molto particolare, bella. Era naturalmente accompagnato da un quartetto d'archi, e la settimana precedente c'era stato questo duo d'arpe che hanno suonato, che appunto si chiamava Mariposas, tutti friulani tra l'altro questi artisti. Mariposas, che come mi ricordava la Simonetta, che saluto tanto perché so che è il nostro ascolto, questa sera non è qui con me al mio fianco, ma è il nostro ascolto comunque, quindi la salutiamo anche se non è in chat, magari ha cercato di entrare come tanti e non c'è riuscita, o magari non le vale, basta anche solo ascoltarci mentre fa altre cose. E come mi ricordava la Simonetta, Mariposas vuol dire farfalle, ed era davvero interessante, caro Luca, perché oltre a quello che suonavano, sicuramente l'arpa sempre un suono molto affascinante, no? Anche per il modo con cui si suona, ma quindi a mani nude, massacrandosi le dita, ovviamente, perché ecco, questa era Anatolia, fantastica. Diciamo apprezzato quanto stavi dicendo. Sì, apprezzato. E Mariposas in spagnolo vuol dire farfalla, ed era, adesso Roby si sprecherà nelle battute in un altro senso, anche sempre quello, e diciamo che la farfalla, perché le due arpe, sai, l'arpa, no, è presente la forma che può avere, le due arpe messe a fianco simmetricamente potevano sembrare appunto come questa farfalla con le ali aperte, ed era anche scenograficamente molto interessante. Quindi non so perché sono arrivato qui, ma volevo fare uno spazio Marchette ricordando i prossimi appuntamenti, e soprattutto chiudere con farfalla, tra l'altro. Sì, non ti ho sentito bene, ma comunque l'importante è che dicevo appunto, per ricordare naturalmente uno dei prossimi appuntamenti, che sarà l'ultima domenica di giugno, domenica 30 giugno, esattamente alle 21.30, quindi alle 20.30, scusate, ci mancherebbe, alle 8.30 di sera, dove faremo, e sarò coinvolto anch'io questa volta, non tanto solo come presentatore, ma soprattutto come anche attore, in questo caso narratore, che praticamente svolge un ruolo di trade union tra le varie scene, a volte dove serve, in questa riduzione un po' del barbiere di Siviglia di Rossini. Quindi se qualcuno è interessato, il 30 giugno, se vuole venirsi a vedere quest'opera che stiamo montando in queste settimane, appunto per questa occasione, in Villa Wasserman a Giavera del Montello in provincia di Treviso, naturalmente per gli amici della zona, se fossero interessati, e poi vi faremo sapere altre cose. Il concerto con i The Zuma Beach Band, caro Luca, faccio un po' un sunto, ne approfitto, faccio l'ospite della serata per questo momento. Bella anche, sì, le varie battute della chat, Trade Union, Bellas Mariposas, di Trade Union, scritto Trade Union, scritto da
da Marco e anche da Roberto e altre battute in chat, che invito gli amici a vedere nel nostro sito in www.sciencewebnetwork.it, e poi per darci la buonanotte e concerto con i The Zuma Beach Band, che è appunto il duo acustico con cui suono e facciamo cover West Coast, suono e canto, la chitarra acustica e canto appunto West Coast country rock come genere, quindi gli America, Neil Young in particolare, di cui facciamo molti pezzi, Creedence Clearwater Revival, gli Allman Brothers, Bob Dylan, John Denver e quant'altro, gli Eagles, è andato molto bene a questo locale che era Fra Bernardo a Istrana in provincia di Treviso. Ringraziamo ancora per l'ospitalità davvero splendida e anche per le persone che sono venute, grazie alla Simonetta che l'ha invitata, che ha riempito mezzo locale con tutti gli amici che sono venuti, e ringraziamo di cuore. Poi presto pubblicheremo le foto e qualche video magari, se qualcuno ne ha fatti, della serata. Adesso non c'è tempo, vero Luca? Vado, chiudo, chiedo scusa se ho parlato dei cavoli miei, ma ho riempito anche questo spazio così. Giustamente, quindi adesso Stavis si prenderà la parola per dare anche lui la buonanotte. Casi. No, lui ci manda tutti a quel paese. No, c'era così. No, cercavo di dare un nostro natore. 20.000 al mese, 20.000 al mese. Al mese. E ci sono delle genti che prendono. Quando I want you. Quando ti ascolterai la puntata, sentirai i vari strafaccioni fantastici. Cari amici che siete in chat, almeno voi che siete in chat, difendetemi per piacere. Ma Marco scrive: com'è strana che è strana la vita. Naturalmente, Marco, bella la battuta. E caro Saius, è strana la vita. È strana. No, io volevo chiudere con un brano. Basta. E fino a qui. Però fino se lo dici tu, di Floppy D. Perché per me è difficile sto titolo, No, dillo Saiuzzo. Drowning in io solo poche. No, la parte in sé l'avevi detta bene, poi benissimo, infatti, bravo, però stai migliorando. In Jesus, che ne so, Jesus, non lo so, sì. Dillo tu. Uno chiappa kiss. Uno di quelli. Saiuz, vuoi dirmi quella cosa che mi hai detto oggi per telefono su Totò, che sai io sono un totologo. Ho scoperto ieri, leggendo un articolo, c'è stata un'intervista alla figlia di Totò, che quella scenetta che faceva Totò con l'onorevole Trombetta in treno era dedicata ad Andreotti, perché Totò fece un viaggio insieme ad Andreotti nello stesso scompartimento e gli venne in mente di fare sta scenetta. Questa è, ecco perché diceva il famoso onorevole Trombetta, no? Quel vecchio trombone di suo padre, sì, sua sorella è sposata in bocca, è ovvio, dove vuole, esatto, che si metta la trombetta? In bocca, ricordi quella battuta? Vai, scherzi a parte, adesso mandiamo il brano e chiudiamo, mandiamo gli amici a nanna, andate a letto io presto. Io non ho capito, però va bene lo stesso. Infatti ti aspettavo, guarda, perché non parlo più. Mi sono concentrato, ho ascoltato parola per parola. Non parlo più. Le sue parole, me le sono riproposte nella testa, ho modificato, capito, le buttate lì random, ho detto magari le cambio un attimo, le mischio, niente, non riesco a capire che cosa volessi dire. Però vabbè, tant'è, questo sai, no, ci piace così. Esatto, io ti aspettavo perché sentivo che Michael li conosco e siamo l'unica testa, i tuoi silenzi, ero pronto, ho detto, e mi piace, scusa se tergiverso e cambio discorso, soprattutto mi piace Marco che dice grazie Izzagar, che sarebbe ragazzi all'incontrario, e si abbina bene col tema della serata di Rosario che sbaglia, di Saiuz che sbaglia a scrivere anche Walter che roba. Cambia il tema, Walter cambia il tema in farfalla, grazie Walter. E non gli dare là a Roberto, perché lui la farfalla naturalmente ha solo un senso unico, si ricorda Belen. Comunque io, esatto, ragazzi, vi ridò la buonanotte, grazie ancora per averci miracolosamente seguito fino a questo momento. Infatti, però l'ultimo brano sarà fantastico, quindi ascoltatevelo, mi auguro. Perché se quello di prima non l'ho ascoltato ed era il terzo, più di questo, auguri. E quindi ragazzi, buonanotte, ci sentiamo e ci vediamo, no, forse vediamo, no, perché non abbiamo la web tv, quindi ci vi ascoltiamo e ci sentiremo lunedì prossimo. A voi, buonanotte ancora, un caro saluto a tutti. A tutti, grazie Marco. Sì, veramente grazie di cuore Marco, perché veramente ci fa piacere e ci onori, almeno personalmente,
mi fai felice la tua presenza, basta. E come diceva Saius, grazie a tutti, meravigliose giornate per tutti quanti, figlioli, amici vicini e lontani. Saius vi saluta, anche Narciso vi saluta. Infatti, un saluto vietnamita, questo cos'è? Sì, Saius vi saluta. Notte a tutti, grazie, scusatemi. No, ascolta Saius, non ci fai salutare da Gisa, scusami, ma, dove è finita anche? Ma cosa dice lei? Ma dal Gisa non può stare qua. Ecco. Sto tenendo la toglia, vedi, se no ti do il morso. Volevo chiedere infatti come sta Anatolia, perché Luca ha fatto una bella battutaggia tempo fa, l'hai vista quella volta, che me la ricorderò a vita. C'è intanto Marco che dice grande Saius, grazie Marco da parte, grazie, di Saius. Ma scusa, lo posso dire anch'io? Grazie. No, perché c'è Adalgisa. Volevo, no, sono ritornato perché Adalgisa sta tenendo Anatolia. Ah, ho capito. E volevo chiedere ad Agisa come si trovava con Saius, se si comporta bene, se non sbrodola dappertutto. Ma sa cosa, c'è sempre quella mano che vola. Lo sapevo io. Luca, tu rimani sempre lì perché so che in questo momento non sai. Io vorrei vedere la tua faccia. Guarda, io ti dico solo che sto solamente pensando di, non so, bermi qualsiasi cosa prima di andare al ballo di latino. Anzi, devo andare a fare questo ballo di latino. Lasciatemi andare, per l'amor di Dio. Ah, bravo, bravo, ti lasciamo, hai ragione, scusami. Allora, cari amici, vi ricordiamo l'appuntamento di, appunto, provvisoriamente Due Compari più uno, due, perché giunti alla seconda stagione, il secondo anno che abbiamo in onda, che andiamo in onda, e vi, naturalmente, ricordiamo l'appuntamento che si rinnova anche lunedì prossimo. Anticipiamo già che per qualche lunedì di questo mese, vero Saius, forse non andremo in onda, quindi se qualcuno vorrà venire ospite e fissare delle date con Luca, a giugno siamo un po'... Giusto, Saius? Puoi masticare ancora un po'. Sì, perché sai, non si era capito che... Stavi, cos'è? Una caramella, cosa, una Mentos? No, no, niente. Ho tutto quello che... ho l'insalata che mi viene su stasera, non so come mai. Sai, come i ruminanti, a quattro stomaci, come le vacche, sono lì che rumino. La prima digestione viene in bocca. La prossima volta diciamo che chiudiamo la trasmissione già dalle 11, perché così siamo, sì, esatto, sicuri, perché così alle 11:30 chiudiamo. Esatto, che Luca deve andare al latino e all'americano. E allora il brano di Floppy D, Drowning in Jealousy. Sì. Rispondendo a Marco, non un cappone perché sono a dieta e ho già calato, ho già perso 5 kg, come potete notare voi che non mi vedete, vero Saius? Mm-hmm. Ma tenne che la panza. In un mase. Bene, cari amici, a lunedì prossimo, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti, a tutti quelli, ciao, che ci hanno ascoltato anche fuori Italia, e Luca e Saius con Gianluca, il sottoscritto che vi sta parlando, vi ringraziano e vi, naturalmente, diciamo così, esortano ad ascoltare e a divulgare Saius Web Radio in www.saiuswebnetwork.it. Vai Saius, solo 20 minuti per i saluti finali. Buonanotte a tutti, cari. Partito! Addirittura,